Buongiorno ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qua in cucina che prepariamo una ricetta insieme. Adesso vi dico di cosa si tratta, anche se lo avete già visto dal titolo. Iniziamo subito. Non andate via, state qua con me. Allora, vi dico subito gli ingredienti per la nostra porcellana fatta in casa. 2 tazze di amido di mais, 2 tazze di acqua, un cucchiaio di olio e mezza tazza di sale, una bella ciotola e una pentola per cuocere, una pentola bella spaziosa per cuocere. Come prima cosa mettiamo a bollire l'acqua. Le 2 tazze di acqua le mettiamo a scaldare. Aspettiamo che vada in ebollizione, che bollisca, e poi mettiamo il sale. Perfetto, adesso ha iniziato a bollire, aggiungiamo il sale. Mescoliamo finché l'acqua diventa un po' cristallina. Adesso è bianco, si vede il bianco del sale, ma poi cambia colore. Magari lì non si apprezza il colore del sale. Dobbiamo mescolare e mescolare finché diventa cristallino. Dopo 5 minuti possiamo spegnere il fuoco, lasciamo raffreddare. Ok, il seguente passo, adesso è già raffreddata l'acqua, sono venuti 200 ml. Adesso mettiamo la maizena. Bene, adesso il prossimo passo. Adesso abbiamo messo l'amido di mais qua nella ciotola, adesso aggiungiamo l'acqua qua dentro, non tutta, diciamo piano 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 aggiungiamo l'acqua, mescoliamo. Faccio con la mano, ragazzi, faccio prima. Senza agrumi. Ok, una volta mescolato, la mettiamo nel fuoco. Iniziamo a mescolare, così non si attacca, finché diventa asciutta, morbida. Adesso è un po' durina, ma poi diventa morbida. Dopo vedremo il risultato. Adesso io continuo a mescolare qua. Adesso possiamo spegnere il fuoco e continuiamo la cottura ancora un minuto, 1 minuto 2. Adesso è pronta la nostra pasta. Adesso aggiungiamo l'olio. E lasciamo raffreddare. L'olio per farla morbida, per farla diventare morbida. Ok, ragazze e ragazzi, la pasta è pronta. Guardate che bella, morbida. Io mi metto un pochino di crema. Questa crema è quella per il corpo. Per farla più morbida e continuiamo a amalgamare. Che bella che è!
bella tiepida. Mettiamo un pochino di crema ancora, anche se non si appiccica nelle mani, è perfetta. Direi che è quasi pronta, eh? Già si può lavorare. Bellissima, guardate, bella. Ok ragazzi, con la mia pasta modellabile io vi saluto al prossimo video. State attenti perché nel prossimo video vi dirò per cosa serve la mia pasta modellabile. Va bene? Io intanto vi saluto e al prossimo video. Ciao!